Buongiorno a tutti, sono Nicoletta e ho scelto oggi di leggere un libro per me particolare, che è Il coccodrillo enorme di Roald Dahl, un libro per ragazzi. È un libro che ho letto diverse volte a mio figlio negli anni e mi ha sempre dato una grande gioia e mi ha fatto molto ridere. In questo libro, quel fanfarone del coccodrillo enorme annuncia che per pranzo mangerà un bambino. Per catturare qualche succulento piccoletto le prova tutte, ma gli animali della giungla, e soprattutto Bombardone, manderanno all'aria i suoi piani. Inizia così. Nel fiume più grande, più torbido e più limaccioso di tutta l'Africa, due coccodrilli se ne stavano con le teste a pelo d'acqua. Uno dei due coccodrilli era enorme, l'altro era così così. Sai che cosa mi andrebbe oggi per pranzo? Disse il coccodrillo enorme. No, disse così così. Che cosa? Il coccodrillo enorme ghignò, mettendo in mostra centinaia di denti bianchi affilati. Oggi per pranzo, annunciò, mi andrebbe un bel bambinetto cicciottello e succulento. Io i bambini non li mangio mai, protestò così così. Mangio solo pesce io. Oh, rise il coccodrillo enorme. Scommetto che se tu vedessi sguazzare là nell'acqua un bel bambinetto cicciottello e succulento, proprio adesso, te lo ingolleresti in un sol boccone. No, che non lo farei, disse così così. I bambini sono troppo duri e gommosi. Sono duri, gommosi, amari e cattivi. Duri e gommosi, gli fece il verso il coccodrillo enorme. Amari e cattivi, che razza di smidollaggini vai dicendo? Sono succulenti e gustosi. Ma se sono amarissimi, lo contraddisse così così, devi prima coprirli completamente di zucchero per poterli mangiare. I bambini sono più grandi dei pesci, tagliò corto il coccodrillo enorme. C'è più da mangiare. Sei un ingordo, disse così così, sei il drillo più ingordo di tutto il fiume. Sono il drillo più coraggioso di tutto il fiume, disse il coccodrillo enorme. Sono l'unico che ha il fegato di uscire dall'acqua e attraversare la giungla fino alla città per cercare dei bambinetti da mangiare. L'hai fatto una sola volta, sbuffò così così. E che cosa è successo? Che tutti ti hanno visto arrivare e sono scappati via. Beh, questa volta non mi vedranno neanche un po', disse il coccodrillo enorme. E invece sì che ti vedranno, disse così così. Sei talmente enorme e brutto che ti vedranno a chilometri di distanza. Il coccodrillo enorme ghignò un'altra volta e i suoi terribili denti affilati brillarono come lame di coltello al sole. Non mi vedrà nessuno, annunciò, perché questa volta ho in mente piani segreti e trucchi geniali. Trucchi geniali, sbottò così così. Ma se non hai mai fatto una sola cosa geniale in vita tua, sei il drillo più stupido di tutto il fiume. Io sono il drillo più geniale di tutto il fiume, ribatté il coccodrillo enorme. E oggi per pranzo banchetterò con un bel bambino cicciottello e succulento, mentre tu te ne starai qui a mollo a morire di fame. Tanti saluti! Il coccodrillo enorme nuotò verso la sponda del fiume e strisciò fuori dall'acqua. Sulla riva fangosa e acquitrinosa si trovava una creatura gigantesca. Era Pancia Palla, l'ippopotamo. Chi si vede? Lo salutò Pancia Palla. Dove te ne vai di bello a quest'ora del giorno? Questione di piani segreti e trucchi geniali, rispose il coccodrillo. Oh mamma mia, fece Pancia Palla, scommetto che hai in mente di fare qualcosa di orribile. Il coccodrillo enorme fece un ghigno e disse: Sto per riempire la mia panciona con una cosa buona, buona, buona. E che cosa sarebbe questa cosa buona, buona? Chiese allora Pancia Palla. Prova un po' a indovinare, ribatté il coccodrillo. È una cosa che cammina su due gambine. Non intenderai, disse Pancia Palla, non intenderai davvero mangiare un bambino piccolo. Proprio così, confermò il coccodrillo. Sei un bruto orrendo, ingordo e senza fondo, gridò Pancia Palla. Spero che ti prendano e ti trasformino in salame di coccodrillo. Il coccodrillo enorme rise forte alle parole di Pancia Palla e zampettò via nella giungla. Dentro la giungla incontrò Bombardone, l'elefante. Bombardone stava piluccando foglie dalla cima di un grande albero.
E non si accorse subito del coccodrillo, che ne approfittò per mordergli una gamba. «Ai!» barrì Bombardone con la sua vociona profonda. «Chi è stato?» «Ah, sei tu, coccodrillaccio schifoso! Perché non te ne torni un po' al tuo fiume torbido e limaccioso, che è il posto che fa per te?» «Ho in mente piani segreti e trucchi geniali», disse il coccodrillo. «Vorrei dire che hai in mente piani perfidi e trucchi sleali», replicò Bombardone. «Non hai mai fatto una sola cosa buona in vita tua?» Il coccodrillo enorme mise un ghigno rivolto a Bombardone e aggiunse: «Sto cercando dei bambini succulenti per sentirli scrocchiare sotto i miei denti». «Che bestiaccia abietta e bieca», disse Bombardone. «Che essere fetente, puzzolente e ripugnante. Spero che tu finisca schiacciato, sbattuto e sbollentato e che ti riducano in stufato di coccodrillo». Il coccodrillo enorme si fece una grassa risata e scomparve nella giungla più fitta.